non so, quello che mi posso ricordare con diciamo un certo piacere è quando in effetti in barca ci andavo, neanche tanto quando ero in campo di sole azzurra, queste cose qua che non le ricordo con piacere, le ricordo soltanto come evento, ma quando, non so, di notte ho sorpassato il Bess dove c'era Elstrom sopra, oppure che ne so, a Stoccolma quando ho fatto la mia prima regata con i francesi, Nautone, eccetera. Ecco, queste cose qui ogni tanto me le ricordo, specialmente quando mi sveglio la notte e mi accorgo che stavo sognando. Cosa ha significato veramente invece la storia e l'avventura di Azzurra per la vela italiana? Quello ricordarsi che abbia dato un segno, perché mentre prima, come tu detto, c'era soltanto la vela dei ricchi, l'azzurra è diventata la vela degli italiani, con l'azzurra la vela è diventata degli italiani. Adesso si fa fatica a ricordare, eccetera, eccetera, però quando dei grandi giornalisti di allora, da Bocca fino a, dimmi i nomi, Ottone, eccetera, tutti questi qua, hanno scritto e parlato di vela, più scritto perché non c'era il mezzo televisivo così potente come adesso, eccetera, eccetera. A quel punto lì sì che c'è stata una svolta nella vela italiana, ma non una svolta per la vela italiana, una svolta della vela italiana che è entrata nelle case e che la gente ha detto la nostra barca, che prima mai aveva detto la nostra barca. Prima dicevano la barca del dottor Mozzino oppure la barca del signor Pinto Pallini. Invece con l'azzurra la gente ha detto la nostra barca. E dopo nella Coppa America ha sempre detto la nostra barca, che fosse il buono, che fosse il buono. Però la fortuna di essere i primi l'ho avuto.